lettore, qualcuno è disponibile, io mi pregio chiamare la Beroe edizione di Vibo Valentia. Grazie, prego. Lei stamattina ha fatto una buona mattinata. Bene. Piacevole. Piacevole, certo. Chi ama la cultura, ogni non c'è peso per chi ama la cultura. Noi la ringraziamo per la sua presenza. Ecco, ci dica qualcosa sulle vostre pubblicazioni in particolare. Buongiorno a tutti, io ringrazio il comune di Bisignano e Apollo Edizioni che ha avuto la possibilità appunto di invitarmi a questo evento che spero sia l'inizio di una lunga serie appunto di appuntamenti letterari. E Edizioni Beroe nasce diciamo da una mia idea del 2017, all'epoca stavo a Roma e ho deciso di fondare questo progetto per la passione che avevo comunque per la scrittura, che è una passione che mi porto sin da quando ero ragazzino, diciamo, quindi ho coltivato questa passione attraverso gli studi universitari e ho deciso poi di mettermi in proprio lanciando questo progetto. Inizialmente ero un po' scettico perché comunque partivo da sconosciuto, ho iniziato a muovermi attraverso dei contatti e sono arrivato appunto a alcune ambientazioni tipo il Salone del Libro, Lucca Comics, fiere importanti e con una serie di pubblicazioni che poi ho dovuto rinnovare a seguito diciamo della pandemia, diciamo, no? Quindi mi sono riadattato anche in quest'ambito perché comunque alcuni libri magari si vendevano più dal vivo piuttosto che online e allora ho riadattato diciamo il catalogo. È un catalogo che spazia molto, ho diversi argomenti, abbiamo un romanzo noir che è il mio, che è uscito l'anno scorso, che poi presenteremo. Ho pubblicato un altro romanzo che è un po' sentimentale, racconta diciamo il conflitto fra le storie d'amore che nascono tra i social, quindi diciamo ambientazione moderna. Una collana per bambini, come dicevo prima al sindaco, che è nata appunto nel lockdown per distogliere appunto un po' i bambini dalla dipendenza dei cellulari e dalla TV, diciamo. E poi un'antologia che è nata da un progetto sociale che ho realizzato con una professoressa di Pomezia, praticamente è nata da una serie di incontri tra alcuni ragazzi che si sono raccontati, si sono riuniti attraverso dei circoli creativi e da lì poi hanno contattato me per realizzare questo libro che comunque è anche una promozione culturale e sociale. Le faccio una domanda al volo, alla luce di internet, degli ebook e tante pubblicazioni che avvengono in internet, è ancora difficile fare l'editore? Diciamo che la mia idea di editore nasce con la voglia di fare eventi dal vivo, perché secondo me sono quelli che comunque il contatto umano è l'esperienza che comunque ti dà più gratificazione, vedere comunque le persone che ti ascoltano, il pubblico che partecipa, sia dal punto di vista della curiosità che ci mette, no? Anche perché giustamente io sono uno sconosciuto qua, quindi nessuno riconosce Edizioni Beroe, però oggi hanno avuto la possibilità appunto di conoscermi e ringrazio. Chiedo scusa se la interrompo. Lei era uno sconosciuto, da oggi non lo è più, mi consente di dire perché merita questa attenzione, perché lei è venuto da fuori e per noi è importantissimo, grazie. Ringrazio per questa rettifica. Il discorso dell'online l'ho patito diciamo soprattutto durante questa pandemia. Lì più che altro perché ci sono diversi investimenti da fare, quindi sulla logistica, sulle spedizioni, quindi è stata diciamo una situazione un po' particolare. Infatti ho deciso di adattarmi in un altro modo e ho cercato di pubblicare dei contenuti interattivi che sono presenti sul mio sito come un podcast che poi presenteremo. Bene, la nostra giornata, la nostra domenica culturale è lunga, quindi noi poi ci vedremo nuovamente. So che qualche autore parlerà di qualche pubblicazione che lei ha fatta come editrice, quindi
abbiamo modo di ritornare su tanti argomenti. Grazie per la partecipazione e grazie anche per questa presenza qua. Io ringrazio voi. Ok, grazie. Bene, a questo punto io inviterei la casa editrice Le Pecore Nere Editorial, che, come ho avuto il piacere di dire prima, è una casa editrice internazionale, perché ha una sede in Argentina, nella città di Rosario, e un'altra sede nella città di Rente. Grazie per essere presente a questa prima edizione della Fiera del Libro. Ecco, la domanda al volo, questa doppia sede ci può dire qualcosa? Buongiorno a tutti, grazie di essere qui, grazie di aver organizzato sindaco, all'amministrazione comunale, all'associazione e all'Apollo Edizioni, perché ogni momento di confronto, di condivisione per un editore è sempre, sempre positivo ed è un momento di crescita. La casa editrice Le Pecore Nere nasce in Argentina, a Rosario. Io sono una traduttrice, quindi ho lavorato sempre per altre case editrici e avevo questo piccolo sogno nel cassetto che ho conservato lì per un po' di tempo. E poi sono andata in Argentina inizialmente per una fiera del libro, la Fiera del Libro di Buenos Aires. Ho iniziato un percorso di dottorato di ricerca e lì ho avuto la fortuna di conoscere una compagna di dottorato che è diventata poi un'amica e oggi una socia. Con lei abbiamo dato vita a questo progetto, un po' per gioco, un po' perché eravamo entrambe appassionate di editoria e di letteratura. Abbiamo partecipato a un bando della provincia di Santa Fe e abbiamo vinto, quindi è partita la startup così a Rosario. Lì continua la casa editrice, ovviamente è da più tempo presente sul territorio, in una città molto grande, e abbiamo subito aperto diverse collane, quindi con un catalogo che si è aperto alla narrativa per bambini, alla narrativa romanzi, saggistica, una collana di un po' più di nicchia, di poesia, però a cui teniamo particolarmente perché la poesia è rivoluzionaria, lo è sempre in qualsiasi contesto. E poi pian piano abbiamo deciso, io sono rientrata in Italia, nel frattempo la mia socia è lì in Argentina, è Regina Vanessa Stellino, quando sono rientrata abbiamo deciso di provare ad iniziare un percorso anche qui in Italia. Abbiamo iniziato in un periodo di pandemia, lo diceva prima bene il sindaco, quindi forse doppiamente coraggiose, perché effettivamente iniziare in un periodo che è stato un periodo di chiusura, un periodo in cui a una casa editrice indipendente è mancato quello che è l'aspetto fondamentale, poi, che è il rapporto con il lettore, i rapporti diretti con le presentazioni, non è stato semplice. Però diciamo che siamo partiti anche con un'idea ben chiara. Noi pubblichiamo opere globale e locale, opere che hanno che nascono in un territorio definito, quindi che partono in questo caso dalla periferia, no? Dalla periferia di Rosario, che è la periferia della Gran Buenos Aires, dalla Calabria, che è un po' la periferia d'Italia, ma che aspirano ad arrivare a quello che è invece ad avere un impatto universale, quindi a farci fare anche delle riflessioni universali. Quindi siamo partiti con questa idea e pian piano stiamo cercando di seguire questo percorso. In Italia abbiamo aperto immediatamente la collana di narrativa e poi ci siamo aperti alla letteratura per l'infanzia con la collana Esmeralde e Leoni, no? Per appunto le tante Esmeralde, le tante piccole lettrici e i tanti Leoni, i tanti piccoli lettori. Una collana di albi illustrati che in realtà è un po' una collana che si apre anche al mondo degli adulti, perché molto spesso l'albo illustrato condensa in una storia brevissima e in un procedere per immagini dei messaggi, dei significati, delle riflessioni che vanno un po' per tutti. Avete, da come lei sta dicendo, un bel vento. Una gran chiacchierona, quindi non si preoccupi. No, mi fa piacere che lei sta dicendo la produzione, quindi c'è un bel ventaglio di prodotti che come casa editrice voi state offrendo.
Io adesso mi voglio complimentare perché la storia che lei ci ha raccontato è una storia di imprenditoria femminile che è quanto dire non solo qua in Italia ma addirittura all'estero. Questo le fa veramente complimenti perché lei si vede che è anche giovanissima e quindi ha fatto bene a intraprendere questa nuova esperienza. Ecco. La domanda potrebbe essere stupida o scontata, perché l'avete chiamata le pecore nere? Editorial. Allora, le pecore nere, e fra l'altro le pecore nere in Argentina. Allora, è nata in Argentina e l'idea di... Scusi, è una battuta, per una forte produzione di lana. No, in realtà in Argentina sono in maggior numero le mucche da questo punto di vista, quindi avremmo dovuto utilizzare un altro nome. No, nasce, il nome è nato per due motivi. E il primo suonava in Italia, in Argentina, l'Argentina, gli argentini dicono sempre che loro sono nati dai barconi, dalle navi, no? Perché ovviamente l'emigrazione italiana in Argentina è stata fortissima, le più ondate migratorie, per cui l'idea di utilizzare un nome italiano è venuto quasi spontaneo, anche perché insomma c'era questa doppia anima e quindi ci piaceva l'idea di utilizzare un nome italiano. Per di più le pecore nere ha un po' il significato di essere una voce fuori dal coro, no? Quindi la pecora nera, che non è solo la pecora nera della famiglia, ma è proprio la voce irriverente, la voce che non segue le convenzioni, che va controcorrente, che fa delle scelte, come del resto facciamo, estetiche, culturali, politiche, letterarie, ben definite. Noi abbiamo un'idea e cerchiamo di perseguirla nel nostro cammino editoriale. Per di più in Argentina le pecore nere, las ovejas negras, si lega anche ad un altro fatto, ad un altro episodio, che le pecore nere, las ovejas negras, erano appunto i rivoluzionari, gli argentini che si sono opposti al regime, quindi aveva anche una doppia valenza, se pensata in questo modo, ancor di più di essere un cammino di rivoluzione. Allora, lei ha detto tantissime cose, mi sfuggiva di chiederle come si è trovata con le traduzioni, essendo un editore, dovendo tradurre in un'altra lingua, ecco, come si è trovata in tal senso? Sicuramente lei è una laureata in lingue, però nonostante tutto ritengo che ci possono essere state delle difficoltà, solo se brevemente ci può dire qualcosa. Come traduttrice ovviamente la traduzione è una passione primaria, quindi anche se ho aperto la mia casa editrice non ci ho rinunciato, nel senso che continuo a tradurre per altre case editrici e anche per la mia ovviamente. Infatti qui abbiamo un libro in traduzione di un autore argentino che si chiama Javier Núñez, che è stato da poco premiato come miglior romanzo dal premio Casa de las Américas di Cuba. Allora, la traduzione è un mondo a sé, è un mondo meraviglioso per tanti aspetti ma anche complicato, ed è vero che ci sono tante difficoltà traduttive. Io spesso mi sono trovata, per esempio mi è capitato di tradurre per la Rubettino l'autore guatemalteco Eduardo Alfon. In Guatemala esistono 25 nomi per definire una palma. Per noi la palma è una palma, no, ci può essere il palmito e la palma, però bene o male noi distinguiamo solo due tipologie di palma in Italia. Arrivare a tradurre un libro in cui si parla di una vegetazione completamente diversa dalla nostra ovviamente non è stato facile, perché poi per un traduttore mettere una nota in fondo alla pagina è una sconfitta, per cui cercare di lavorare con l'autore, di rielaborare, cambiare ovviamente la natura guatemalteca e adattarla a una natura più vicina a quella italiana sarebbe stato un errore nei confronti del testo fonte. Insomma, le traduzioni sono ovviamente sempre un mondo complicato, ma parlavo della natura, ma si può trasporre anche dal punto di vista del cibo, no? Magari noi della cucina guatemalteca il guacamole lo conosciamo perché un po' si comincia ad utilizzare come salsa anche nelle nostre, non nei nostri piatti, ma lo conosciamo per varie altre situazioni, però ci sono tanti cibi che ho dovuto ricorrere a qualche strategia di adattamento, quindi magari cercare di spiegarle insieme all'autore. Abbiamo sicuramente modificato qualcosina nel testo, e questo accade spesso anche per i titoli. Per esempio il libro che ho portato oggi dell'autore di cui parlavo prima
in argentino, in spagnolo il titolo è Después del Fuego, in italiano è Oltre il Fuoco. Después del Fuego letteralmente sarebbe dopo il fuoco. Oltre è un... L'uso della parola oltre è una sfumatura ulteriore, no? Che io sto dando in italiano. È un lavoro ermeneutico. Insomma, è un bel lavoro. Grazie per la sua presenza e molti auguri per il suo lavoro. Bene, adesso spostiamo un attimo la nostra attenzione, no? Perché la giornata sarà lunga e avremo altro tempo da poter dedicare ai nostri editori ospiti. Ecco, vorrei chiamare il signor Antonello Cosentino, che ha saputo unire sport e cultura. E tra le altre cose è stato assegnatario di una medaglia d'oro su una specialità, l'orienteering. Se così è possibile, grazie. Io chiedo scusa, ma spesso non conosco, quindi prego. La medaglia d'oro è lui. Complimenti, accomodati. Allora, abbiamo utilizzato un termine particolare, l'orienteering. Ci puoi dire in poche parole in che cosa consiste? Allora, l'orienteering, detto breve, è come una caccia al tesoro, solo che in realtà è molto più impegnativa di una caccia al tesoro. Cioè, allora, le regole fondamentali sono quelle. Tipo, ti danno una mappa e nei boschi anche una bussola e tu devi trovare questi punti che sono delle lanterne. Detta così è semplice, però in realtà è molto più impegnativa, perché qui metti in atto sia il cervello, perché devi trovare i punti e quindi ti sforzi con la mente, però anche dal punto di vista fisico devi correre per... Dico, allora viene assegnata una mappa, ci sono delle cose da scoprire, l'hai detto, delle lanterne, ma in che spazi? Gli spazi sono molto grandi? Ecco, questo ero curioso di sapere. Varia anche in base alle categorie. In genere si fanno nei centri storici, quindi per esempio a Bisignano si era fatto in questa parte qua. Lo spazio generalmente può anche variare in base alle categorie, però non è molto grande. Quindi scusami, tu hai detto nei centri storici, ma in mezzo alla natura, in mezzo ai boschi, dove forse può diventare più difficile, questa disciplina viene praticata? Sì, in particolare anche nei boschi usiamo delle bussole per orientarci meglio, perché quando in città possiamo orientarci tramite un edificio che teniamo a mente, nei boschi questo è più difficile, infatti ci vengono fornite le bussole. Ora, dalla tua esperienza, da questo primo premio che tu hai conquistato, ecco, quali difficoltà hai incontrato? Prima è stata l'ansia. Gestire questa emozione non era facile, però poi... Ecco, hai detto una cosa importantissima. Il tuo primo problema è stata l'ansia, quindi questo gioco orienteering ti è servito a saper controllare quella emotività e quell'ansia. Quindi non solo è servito, come dire, a sviluppare delle attitudini, delle capacità, ma principalmente a saper controllare la propria emotività, vero? Sì, infatti io le gare sono state fatte in due giorni. Il primo giorno ero emozionatissimo e mi stavo anche per perdere, però poi mi sono concentrato, ho trovato la calma e sono riuscito a riprendere. Quindi hai tirato un sospiro di sollievo, hai ossigenato il cervello, hai ragionato, ti sei fermato per un attimo e sei andato avanti. Perché questo è un ottimo. Questi giochi
servono praticamente proprio a migliorarsi, a forgiarsi. Sì. Complimenti. Grazie. Vuoi dire qualche altra cosa in merito? Solamente di non di credere sempre in noi stessi, perché io non avrei mai immaginato che di vincere un premio così grande. Infatti io pensavo di essere arrivato ultimo. Il consiglio che voglio dare è di non spegnere mai la fiamma della speranza. Bravo. Un applauso, perché questo gioco ha dato sicurezza, e si diventa grandi, si diventa uomini nel momento in cui noi riusciamo ad avere fiducia in noi stessi, e questo te l'ha dato tanto. Complimenti. Grazie. E niente, io sono il suo insegnante. Perfetto, allora a questo punto, insomma, se un ragazzo cresce nella fiducia in un gioco che diventa uomo, vuol dire che dietro c'è un buon insegnante. Quindi la parola al professore. Grazie, buongiorno a tutti. Ha detto tutto lui riguardo all'Orientini, che è stato veramente bravo. L'ansia c'era da parte sua. Noi abbiamo partecipato, siamo stati lì in Trentino dopo aver disputato le fasi provinciali qui a Bisignano del centro storico, e da campione provinciale poi abbiamo disputato le finali regionali in Sila, quindi lì, anche lì abbiamo vinto sia lui e anche le altre due squadre maschile e femminile, cadette e cadette, e da campioni regionali abbiamo rappresentato la Calabria in Trentino in ambito nazionale. Quindi ti chiedo scusa, voi l'avete fatto come scuola, quindi come e quale disciplina voi insegnate? Educazione fisica. Ah, perfetto. Insegno educazione fisica, sì. Allora, questi sono i campionati studenteschi. Alzate un attimo in piedi, fagli vedere, ecco, così faccio vedere anche. Perfetto, ecco, sì. Qua. Sono i campionati studenteschi dove tutte le scuole d'Italia aderiscono. E noi, la nostra scuola è sotto comprensivo di Bisignano, tra tutte le belle cose che si fanno, facciamo anche queste attività sportive. E quindi sono gare organizzate proprio dal Ministero dell'istruzione, dove, ripeto, tutte le scuole aderiscono. Professore, io mi complimento perché noi stamattina stiamo lavorando fuori scaletta, quindi vengo a scoprire io stesso tante di quelle belle novità. Quindi un complimento alla scuola di cui lei fa parte, e principalmente ai ragazzi che avete saputo coinvolgere. Questo è molto importante, non solo coinvolti nel gioco, va bene, ma principalmente anche un vincitore nazionale, e quindi che vogliamo di più? Complimenti ancora. Quali sono? Sì, prego. No, dico, quali altri programmi futuri? Allora, noi siamo qui ospiti a questa bella iniziativa. Volevo dire che c'è anche un buon legame tra sport e cultura. Durante le fasi nazionali, dove prima Giuseppe diceva che sono stati impegnati per ben 4 giorni, è stato dedicato un pomeriggio solo alla cultura, e quindi hanno visitato i ragazzi, ma non solo, tutte le delegazioni d'Italia hanno visitato dei luoghi importanti, tra cui la base Tuono nello specifico, che era una base che è stata dismessa, che era funzionante durante la guerra fredda. Quindi il legame che c'è tra la cultura e lo sport. Sicuramente i ragazzi, quando poi andranno a studiare la prima, seconda guerra mondiale e la guerra fredda, sicuramente vedranno questa parte della storia con un occhio diverso, da una prospettiva diversa. Quindi toccare con mano i luoghi, vedere, passeggiare in quei luoghi, e quindi ecco la stretta correlazione che c'è tra l'attività sportiva e la cultura. Permetto solo di aggiungere anche la socializzazione, perché questi ragazzi poi si incontrano con ragazzi di altre regioni, quindi interloquiscono, socializzano, e quindi si migliora il tutto. Grazie, complimenti Giuseppe per quello che hai fatto, tantissimi auguri per il tuo futuro, ok? E grazie al professore e al vostro docente. Grazie a voi. Ok. Grazie.